aperto dei modi per questo invito. Parto da una questione difficile. Lasciamo la città vecchia così come si trova, sviluppiamo altrove la nuova. Dovrà rimanere come zona sacra, destinata al raccoglimento e all'estasi. I centri storici. Queste parole sono di Marcello Piacentini. Piacentini è noto a tutti, anche agli stranieri, come il rappresentante della cultura architettonica di regime durante il ventennio italiano. Ma Piacentini prosegue così. Parla dello sfollamento dei quartieri popolari e poi dice: la città vecchia rimarrà dunque viva, ma di una vita meno bottegaia, meno contaminata dalle nuove contaminazioni, dalle mille necessità moderne che sono in assoluto contrasto con la sua fisionomia. Sarà la tribuna preziosa dove si conserveranno con religione i tesori e le tradizioni delle epoche scorse. Ora, che cosa è accaduto di questa predizione di Piacentini? E intanto, da chi ha accompagnato in questa sua predizione? Per certi versi i razionalisti lo anticipano e per certi versi lo seguono nel loro atteggiamento di opposizione radicale tra vecchio e nuovo o antico e nuovo. I due termini non sono equivalenti. Antico, riferendosi ad un tempo remoto, a una sorta di sacralità, spesso vecchio invece allude per esempio alle parti di città abitate dai ceti popolari. Ora io volevo partire dalla questione dei centri storici o della città antica, proprio perché lì il problema del restauro trova le sue maggiori difficoltà o le sue maggiori contraddizioni. E però io credo che queste difficoltà e contraddizioni alla fine riguardino anche il problema del monumento. In realtà, che cosa è avvenuto rispetto a quello che dice Piacentini? Certo che i centri popolari sono stati scacciati dai centri storici, perlomeno nella gran parte dei casi, forse non a Napoli per intero e in certi altri casi. Di sicuro non è stata cacciata la vita affaristica di cui Piacentini parla, perché è rimasta e ha presieduto anzi al cambiamento del centro storico. Ora, che cosa è accaduto realmente nei centri storici e quanto il restauro li riguarda? Questa idea dell'opposizione radicale tra l'antico e il nuovo in fondo suppone, lo supponeva anche nell'idea di Piacentini, che la città antica fosse di nuovo oggetto di restauro. Poi non entriamo nel merito dell'idea di restauro di Piacentini, nemmeno di quella dei razionalisti, se non marginalmente. Tanto sta che il destino dei centri storici è stato assai diverso. A Milano la città è stata sventrata nell'Ottocento, poi anche nella città moderna più vicina a noi dopo l'ultima guerra, e l'esito è stato quello per cui la città antica o la vecchia città è rimasta solo per pezzi isolati. E poi alcuni di questi pezzi isolati sono stati visti come il terreno dei restauratori. Varsavia è un altro caso, come le città polacche, che ci riguarda, che ci tocca da vicino, perché si è voluto per volontà collettiva ricostruire la città così come essa era, e però la si è ricostruita solo nel suo volto esteriore, nella sua apparenza, nel volto che affaccia verso la strada, ma cambiando la realtà sostanziale del centro storico. Ora, le città polacche sono un esempio estremo, e però ci rivelano un fatto che riguarda anche le questioni del restauro, e cioè che di fatto si è venuta costruendo una specie di città illusionistica,
una città di Potemkin, e che al restauro sono state delegate certe porzioni piccole, e che il restauro rigoroso, là dove c'è stato, in certi casi non troppo estesi, è andato insieme alla dozzinalità dell'intervento e poi alla violazione, ma insomma ciò che si è conservato è un sistema di apparenze, come se fosse un set cinematografico. Ora io voglio porvi una questione che propongo anche a voi prima di venire al monumento: è giusto conservare la città antica o no? E poi in quale misura? E poi in quale città? Bisogna conservare solo certe città vecchie oppure tutte? Sono delle domande pleonastiche queste oppure no? Allora, questa opposizione che noi costruiamo tra la conservazione e il rinnovamento, io credo che sia troppo sommaria, ha il fascino delle semplificazioni, e di fatto si accompagna a quella che è un'altra scelta, che è quella del falso, perché i centri storici sono vissuti dentro e si sono trasformati dentro questa dimensione del falso, e il falso è sempre escluso o può in certi casi avere una sua liceità. E poi ancora il problema degli annessi. Gli annessi riguardano le case di un centro storico, ma riguardano anche un monumento. Gli annessi sarebbero le parti senza valore aggiunte che non toccano il rigore o la bellezza della parte sostanziale dell'edificio. Insomma, sono alla fine delle specie di intrusioni. Come si decide qual è il confine tra l'intrusione e la parte invece dotata di valore, questo è escluso, questo è poco chiaro, però gli annessi riguardano spesso anche il monumento e il loro intorno. A Milano una delle basiliche più belle, forse la chiesa più bella di Milano, San Lorenzo, era avvolta dalle case. Noi oggi siamo contro la teoria dell'isolamento, ma queste case, che possono essere in fondo considerate degli annessi, sono state distrutte per restituire evidenza e verità al monumento. Allora, in realtà noi dobbiamo porci questo problema: quanto i casi di Napoli, di Varsavia, di Milano sono diversi, perché sono sicuramente diversi, ma quanto hanno dei punti di contatto? E poi un altro punto: quanto la musealizzazione riguarda in realtà sia la questione del centro storico quanto il problema del monumento? Musealizzazione significa un processo di astrazione per la quale o l'edificio o la parte urbana vengono considerate al di fuori del loro ruolo urbano concreto e della loro funzione, e vengono come disposti dentro una catena per la quale, essendo estraniati, come accade degli oggetti di un museo, delle pitture di un museo, cioè sottratti al loro contesto o alla loro ragione, ci appaiono nella loro sequenza. Ecco, forse qualcosa di simile accade anche per i monumenti, cioè il fatto che essi vengono come musealizzati. E questo rimane in fondo un problema del quale dovremmo discutere, perché diciamo, centro storico ma anche monumento sono stati oggetto, diciamo, di alternative molto diverse, e alla città antica a volte si è decretata la morte, per esempio la si è decretata con i bombardamenti bellici, ma anche nei progetti dei razionalisti. I progetti dei razionalisti a volte eliminavano la città antica, e però lasciavano solo i perni, i cardini che erano costituiti dai monumenti. Era una sorta di estremizzazione o di radicalismo, che però non negava quella che è, diciamo, la logica generale di una città, che è quella di essere imperniata su dei luoghi, dei punti, degli edifici permanenti, e insieme
di contemplare delle parti, parti soggette invece al mutamento. Ecco, e poi quanto conta la cattiva qualità? Io credo che l'intervento sulle città polacche avesse una ragione sua profonda che non può essere negata, e che forse quella, proprio per questo, fosse una strada da seguire, ma questo non toglie nulla alla cattiva qualità della ricostruzione delle città polacche, esattamente come è cattiva la qualità degli interventi sulla città di Milano. Allora, questa alternativa troppo sommaria e radicale tra nuovo e antico ha trovato una sorta di attenuazione, rispetto alla quale però conserviamo tutti i nostri dubbi, che è quella dell'ambiente. L'ambiente sarebbe una sorta di aura che appartiene alla città storica e che noi dobbiamo puntare a conservare. In realtà questo problema dell'opposizione tra vecchio e nuovo io credo che non abbia soluzione, e non ha soluzione perché non si ammette quello che invece è un fatto che io credo ha una certa evidenza e che alla fin fine riguarda anche il monumento, e cioè che l'intervento di conservazione abbia delle sue possibili gradazioni. Lo dico consapevole del pericolo di questa affermazione, e però è un punto sul quale interrogarci. Fatto sta che il restauro ha raggiunto un livello molto alto di rigore nelle sue tecniche, nelle capacità di indagine, e che insieme si è confinato in una sorta di tecnicismo positivista. È grandissimo il rigore che si è venuto costituendo intorno a certe tecniche di conoscenza e insieme di possibilità attuativa. Per esempio, è stato eliminato quello che era stato in passato per il restauro un terreno di dibattito molto controverso, quello per esempio, dibattito per esempio storico-stilistico sui monumenti e sulle loro possibilità di ricostruzioni. Ecco, tutto ciò è stato bandito, e però è rimasto in fondo un atteggiamento di tipo tecnicistico. Perché noi non dovremmo riproporci il significato del monumento, che per certi versi è dimenticato, e per esempio del suo ruolo rispetto alla città? Perché è vero, diciamo, che i monumenti seguitano ad essere dei perni e degli elementi gerarchici rispetto alla costituzione e alla trasformazione della città. Allora io credo che anche questo sia un termine del progetto, e cioè l'intorno del monumento, gli annessi, l'uso del monumento, e poi questo punto molto difficile, cioè l'assolutezza della conservazione, e poi di nuovo questo punto che io credo ci riguardi tutti e che tendiamo a non proporci, cioè quello dell'illusionismo, perché diciamo, su questo io credo dobbiamo avere chiarezza, che rispetto alla realtà storica, ma anche alla realtà attuale dei monumenti, noi possiamo rivendicare una continuità, e nello stesso tempo c'è una sorta di distanza non rimediabile. Cioè il monumento, così come la città storica o la città antica, rimangono, rispetto alla loro sfera di significati, molto lontani da noi, e questo non elimina questo rischio, anzi lo accentua, e cioè che la conservazione più rigorosa rimanga dentro questo quadro di conservazione illusionistica. E poi quell'aspetto di cui vi parlavo, cioè quello della gradazione dell'intervento. Ora è dell'intervento di conservazione, è un problema che non si pone o sembra non porsi quando ci occupiamo dei grandi monumenti, e che però interviene per esempio quando ci occupiamo di edifici di cui non siamo sicuri della loro effettiva monumentalità, cioè di una serie di realtà nascoste, magari non interamente riconosciute, per esempio prive di una letteratura consolidata, e che sulle quali ci interroghiamo
sulla loro conservazione, ma anche sul grado di assolutezza della conservazione, oppure sulla possibilità di intervenire con delle tecniche diverse. C'è questa contraddizione che io credo ci interessa perché è sintomatica, perché a volte i razionalisti nel loro terrorismo rispetto alla città antica si proclamavano, e qualche volta sono stati davvero portatori, della conservazione dell'antico, cioè si dichiaravano tutori dell'antico, proprio perché tendevano a sostituire la vecchia città, diventavano i paladini della conservazione di ciò che ne rimaneva. Discutevo con un professore brasiliano, Gilbert Lancia, che lavora all'interno del Politecnico, di questo fatto molto singolare, perché in Brasile i veri sostenitori del restauro sono stati gli architetti moderni, paradossalmente, più che gli storici o più di coloro che erano preposti alla tutela negli organismi governativi, così che è per esempio stato Lúcio Costa a porre il problema della conservazione di Ouro Preto oppure di altre città antiche brasiliane. Insomma, esiste questo problema della obiettività dell'intervento, perché il rigore dei criteri e delle tecniche si nasconde dietro la pretesa di una sorta di obiettività, di certezza. E io credo che su questo dobbiamo dubitare, cioè dobbiamo dubitare quanto del fatto se l'intervento più rigoroso, non uso la parola scientifico perché è assolutamente improprio, ma l'intervento possiamo chiamarlo rigoroso, ecco, se l'intervento rigoroso esclude una sfera di scelte, o piuttosto se non le allontani nel modo stesso in cui si allontanano le cose quando si fa un esorcismo. Insomma, a volte l'atteggiamento dei restauratori, io credo, è per certi versi esorcistico. Esorcistico quando si sostiene l'inoppugnabilità della sfera di scelte che si possono compiere. E poi insieme un'altra questione, cioè quella della monumentalità vera e falsa, ma anche del monumento vero e falso. È una questione, per esempio, che si proponeva Gideon. Se la proponeva, io credo, con ragione, perché il monumento falso di cui lui parlava era quello celebrativo, quello retorico, quello moderno, ma a volte anche quello antico, e quindi era facile per lui costruire questa opposizione. E però forse questo problema non è del tutto eliminato, cioè quello di riconoscere sino in fondo quali siano le realtà monumentali e invece quali no. Però vengo a discutere, intanto scusandomi per l'incertezza e per il dubbio che vi propongo e forse per il grado di arbitrio che mi prendo nel proporre questi problemi. Volevo però venire al terreno del convegno, che è quello dell'insegnamento, della scuola. Ora, si è parlato molto dell'interdisciplinarietà, si parla molto del rapporto tra le discipline e sulla loro possibile alleanza. Ora, io credo che questa alleanza vada sostenuta purché si abbia un'avvertenza, e l'avvertenza è la consapevolezza del fatto che è piena di l'alleanza di contrasti e di spriti, e non sono occasionali, non possono cioè essere scelti con un atto di volontà, perché vengono da un'eredità lontana, e questa eredità è quella dei saperi che si sono via via costituiti con precisione ma anche con profondità, e che proprio nel loro costituirsi con profondità hanno teso a separarsi o ad allontanarsi tra di loro. Allora il grado di esclusività di questi saperi dipende a volte dal loro grado di specializzazione, a volte dalla loro capacità di andare nel profondo anche, cioè di essere capaci di trovare dei problemi singoli, parziali, anche delle soluzioni. Allora io credo che non basti il desiderio della collaborazione,
o l'auspicio dell'integrazione delle competenze. Bisogna insieme avere consapevolezza della difficoltà e del contrasto inevitabile. E allora come si risolve questo aspetto disagevole della collaborazione? Io credo non affrontando in astratto e a partire dal peso delle proprie conoscenze non ponendosi in astratto l'obiettivo della collaborazione, ma invece provando a porsi dei casi concreti e tentare la collaborazione sui casi concreti, cioè sui singoli progetti, sui singoli edifici, e discutendone e ponendosi il problema della scelta a partire dalla diversità dei punti di vista. Nel Politecnico si è tentato un esperimento, io credo che sia un esperimento importante. I corsi di composizione o di progettazione sono stati chiamati ad un certo punto laboratori. Qualche volta si è trattato di una decisione nominalistica, era un nuovo nome per il vecchio corso. Qualche volta l'esperimento è stato più interessante perché dentro il laboratorio lavoravano dei professori con delle competenze diverse, per esempio degli strutturisti, degli architetti, ma anche degli impiantisti, anche degli esperti di disegno, a volte di disegno informatico, cioè coloro che si occupano della rappresentazione del progetto, ma anche della restituzione insieme dell'edificio, ma anche delle indagini sull'edificio. E questo problema della restituzione è anche sul piano tecnico molto importante. Ora io non so quale grado di successo o di insuccesso questo tentativo di collaborazione abbia avuto, a volte è fallito, però io sono convinto della giustezza di questa strada, e cioè che dentro l'ambito nel quale si progetta questa collaborazione debba essere costruita essendo consapevoli delle tensioni che può provocare. Allora, questo forse è qualcosa che ci avvicina anche all'esperienza concreta esterna del progetto, quella professionale. Quando un architetto progetta un edificio, ha a che fare con lo strutturista. A volte lo strutturista ha un ruolo secondario, cioè quello di far stare in piedi ciò che si immagina l'architetto, ma a volte si stabilisce una dialettica vera. Così per gli impiantisti, così per tutte le altre competenze che entrano dentro la sfera del progetto di architettura. Ora, nella scuola, ma spesso anche nella realtà esterna, quelli che sono stati esclusi da questa collaborazione e confronto sono stati i restauratori. Nei laboratori i restauratori non sono mai comparsi, perché i restauratori non potrebbero... Ho fatto il laboratorio con te, Daniele. Sì, nel 90% dei casi questo... Infatti io ho imparato molto da te. Perché non ci sono dei laboratori di restauro in cui invece non facciano parte organica degli architetti progettisti? Questo è, io credo, un problema e la cosa che ricorda Carolina non toglie nulla al fatto che si tratti di un'esperienza in fondo molto isolata, abbastanza eccezionale. Io credo che sia un'esperienza isolata quella che noi abbiamo fatto. Allora, il rischio è che per esempio questa eredità non venga raccolta dentro il processo di unificazione delle scuole. Ecco, se deve esistere una base costituente della nuova scuola, perché questo problema che vede molti avversi invece non viene posto, che vede molti avversi a partire anche da delle tendenze corporative, e perché poi di questo non si discute a livello europeo? Le culture riguardo al restauro, ma anche riguardo al progetto, sono molte e differenziate
in Europa, anche se forse i problemi dell'esistente, della conservazione, del restauro hanno certi aspetti comuni, per esempio per l'importanza del patrimonio delle città europee. Insomma, questa a me sembra una questione generale della didattica che andrebbe affrontata nel suo insieme, e io vedo la prospettiva in questa direzione e non sono convinto che invece la scuola vada in questa direzione. Nel momento, per esempio, in cui le facoltà o le scuole non esistono più, esistono o diciamo, hanno come un volto molto astratto, diciamo, vengono private della loro capacità decisionale, invece hanno peso i cosiddetti corsi di laurea, e questi corsi di laurea rischiano di sostituire più in piccolo quelle che erano le vecchie facoltà, secondo una logica di arroccamento. Ecco, però volevo toccare per finire un'ultima questione. È un aspetto, io credo, abbastanza rimosso da questo convegno. Il convegno ha un merito grandissimo, che è quello di avere radunato dei portatori di esperienze diverse. Ci sono i progettisti, ci sono i restauratori, ci sono anche gli storici, ci sono gli strutturisti e soprattutto ci sono i rappresentanti delle istituzioni preposte alla tutela del patrimonio. Allora, questo io credo che sia importante, e poi ci avverte di un fatto che tendiamo a dimenticare, e cioè che proprio in Italia si è costruito non solo un insieme di competenze specifiche preziose, ma anche un quadro istituzionale che io credo altri paesi ci invidiano. C'è una capacità di intervento da parte del potere pubblico, di intromissione, ma insieme di guida, di segnalazione e di possibile collaborazione con le culture, con le università, che io credo costituisce un fatto molto importante di cui a volte non siamo consapevoli. E però c'è un punto che tendiamo a dimenticare, e cioè che alla fine la nostra attività è un'attività di inseguimento, perché i centri storici e i monumenti vivono una situazione in fondo di degrado crescente, perché io credo che sia così, cioè che il degrado e anche la devastazione tendono progressivamente a crescere. Perché le città distrutte dal terremoto, L'Aquila ma anche altre, non vengono ricostruite, oppure vengono ricostruite in termini sommari di cattiva qualità? Perché gli interventi di qualità sono confinati dentro dei casi esemplari o dentro delle isole? E poi perché non ci si pone nell'insieme il problema della conservazione, che anche se da vedere, diciamo, nella sua dialettica con il progetto, con le questioni dell'architettura, rimane un fatto, io credo, decisivo per il futuro delle città, ma anche del territorio. Allora, si porta come ragione quella della diminuzione delle risorse, spesso della grossolanità della politica, e io credo che questa grossolanità non sia casuale, a parte certe sacche. Si diceva del ministro Franceschini, cioè il ministro preposto alla questione dei beni culturali. Ora, il ministro Franceschini può essere colto e intelligente, avere una sua sensibilità. La cosa di cui siamo sicuri è che può intervenire con delle operazioni di soccorso in casi singoli, oppure può intervenire manifestando la sua solidarietà. E però il ministro Franceschini è parte di una politica che, dentro la quale di fatto sta il degrado delle città, il taglio delle risorse e così via. Allora, io non credo, diciamo, che noi riusciamo da soli, come alfieri della cultura e alfieri di certe tecniche di intervento, a far fronte a questa difficoltà e a questo quadro che tende al disastro. Soprattutto perché dentro le università siamo isolati, cioè non sono le università come istituzione che partecipano ad un'attività promozionale,
anzi spesso remano contro. Il Politecnico di Milano, istituzione si dice meritoria e addirittura si dice questa falsità, l'università che coniugherebbe il sapere umanistico con quello tecnico, il Politecnico di Milano rema contro, perché per esempio diminuisce il peso specifico dell'architettura e altrettanto, forse di più, del restauro dentro l'Ateneo. Insomma, perché non sono le università a costruire anche nelle loro rappresentanze istituzionali e anche nella loro alleanza possibile a costruire un fronte capace di intervento rispetto al potere pubblico, e insieme i centri di ricerca, l'opinione pubblica, i giornali, perché l'alleanza non viene cercata ad un livello più generale? E poi perché si sfugge a questo aspetto che pure ha un rilievo? Si parlava della manutenzione del territorio e poi della tutela del paesaggio. Come si fa a negare la centralità di questi aspetti? E poi io prima parlavo della centralità della tutela della città storica e insieme l'importanza di porsi il problema della tutela in termini anche di dubbio e però come una questione essenziale. Ora, non sono queste la città antica, la città storica, i centri storici e poi il territorio, il paesaggio, tutti i paesaggi, una questione legata al lavoro. Sono, io credo, una scelta importantissima anche sul piano del lavoro. E allora, essendo una questione legata al lavoro, alla disoccupazione, perché su questo non si costruisce un fronte più ampio tra le istanze della cultura e per esempio certe rappresentanze del mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro è pieno di intelligenze e di consapevolezze e non solo di capacità o di tentativo di tutela di interessi particolari. Insomma, a me sembra che questa teoria della persuasione che ieri veniva proposta anche da delle figure nobili della cultura e della tecnica come il professor Siviero. Ecco, io su questa ideologia della persuasione non sono affatto convinto, se non per degli aspetti limitati, se non essendo pienamente consapevoli dei suoi limiti. Può riguardare dei casi singoli, per esempio delle amministrazioni virtuose, dove la cultura ha un suo spazio, ma sapendo che queste amministrazioni virtuose sono come delle sacche isolate dentro la realtà del paese. Allora, la realtà è che il problema del restauro e della conservazione andrebbe posto anche in questa sua dimensione, perché è un aspetto politico importante e che non esclude, anzi dovrebbe promuovere il nostro incontro con le istituzioni preposte alla conservazione e al restauro. E però, questa relazione isolata, io credo che anche rischi di rimanere impotente, se non in casi singoli. Ora, il problema nostro è di porre il problema della conservazione e del restauro nella sua generalità, perché si tratta di una questione decisiva. Non uso la parola paese perché altri la usano troppo e in modo troppo antipatico e ideologicamente scorretto, però è insieme una questione europea. Allora io credo che un convegno come questo avrebbe dovuto occuparsene e che Carolina Di Biase abbia un grandissimo merito, ma io spero, forse so che almeno parzialmente è d'accordo con questo discorso, oppure solo una speranza, ma io credo di no. E così chiudo lasciandovi a questo problema che io non considero secondario. Grazie mille al professor Vitale.